Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a vedere dove si trovano le 5 piume dorate che dovremo raccogliere in giro per la mappa di gioco per completare la quest del falco lunare. Vi ricordo poi che domani uscirà la guida completa a tutta la quest, che sembrerebbe essere abbastanza lunghetta. Prima di iniziare come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e ad attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati su video in uscita. Detto questo, iniziamo. Il primissimo step della quest del falco lunare ci richiederà di raccogliere delle piume dorate in giro per la mappa di gioco. In particolare, ottenuta la quest dal ragno, vi verrà detto di andare a esplorare fuori dalla sua tana. Qui, appena uscite sulla cassa subito a sinistra, troverete una piuma. Vi basterà avvicinarvi e raccoglierla. A questo punto partirà la caccia delle altre 5 e andremo adesso a vedere dove si trovano. Per la seconda dovremo andare sulla zona morta europea, spawnare alla palude e dritto per dritto davanti a noi ci sarà una sorta di ponte distrutto a metà. Arrampicatevi in cima e sulla punta troverete la seconda piuma dorata. Per la terza dovremo andare al cosmodromo e spawnare alle steppe, per intenderci dove c'è Shannon. Saliamo quindi sul pilastro direttamente dietro di lui e in cima troveremo la piuma. La quarta si troverà alla città sognante. Sponiamoci e andiamo verso il posto cieco e esattamente all'entrata delle grandi porte sulla sinistra troveremo un'altra piuma. L'ultima è sicuramente la più nascosta e per trovarla dobbiamo ripercorrere la missione iniziale che abbiamo fatto durante questa stagione, quella in cui appunto andavamo a salvare Osiride e trovavamo il corvo. Spawnati sulla luna quindi andiamo verso sinistra e continuiamo dritti finché non troviamo questa casupola. Entriamoci, attraversiamola e troveremo una porta per le strutture dell'alveare. Proseguendo lungo questo percorso troveremo un bivio, dovremo andare a sinistra. Lo riconoscerete perché qui è la prima volta che abbiamo incontrato il servitore di Xivorat e c'è quindi un grande altare con un portale. Continuiamo lungo il corridoio e arriviamo in questa zona dove, se vi ricordate, in Destiny 1 c'era la boss fight contro Malok. Andiamo quindi in fondo alla stanza e proprio qui, prima di questa sorta di muretto, troveremo l'ultima piuma. A questo punto ci basterà tornare dal corvo per poter continuare a fare la nostra quest. Al momento noi stiamo svolgendo la quest in live e proveremo l'arma direttamente insieme a voi. Vi ricordo però che domani uscirà la guida completa a tutta la quest, che ripeto ancora, sembrerebbe essere abbastanza lunghetta. Quindi ragazzi, io spero che il video sia stato utile. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui video in uscita. E detto questo, noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.